che il Ministro delle Infrastrutture valuterà rispetto peraltro a quello che è a conoscenza del Ministero. Qui c'è con la comunicazione che corre la corsa per l'appunto a chiedere. Prima bisogna avere il quadro della situazione. Attualmente abbiamo soltanto un provvedimento nel quale si citano alcune cose che riguardano il Ministero, però insomma sarà adesso il Ministro a valutare rispetto a quello che è emerso, ma nessuno può negare eventualmente il fatto, come è già successo, che il Ministro riferisca alla Camera. Se ci sono gli elementi verrà, come sempre sono venuti i Ministri a riferire quando sono stati chiamati dall'opposizione. L'elemento che fa pensare di più è questa intercettazione in cui si parla di un accordo con la Lega. Lei ha avuto modo di leggere? Guardi, questo appartiene esattamente al vizio di considerare parti dei provvedimenti di custodia cautelare o restrittivi come verità rivelate, e questo è esattamente il motivo per cui questi provvedimenti vanno riservati soltanto al destinatario, perché viceversa rischiano di creare un dibattito, addirittura una precipitazione degli eventi rispetto a elementi che sono indiziari e tutti da valutare e da decifrare.